Il MUMEC, il Museo dei Mezzi di Comunicazione, e l'Accademia Petrarca unite nel segno di Dante. Tintin suonando con si dolce nota è infatti il titolo dell'iniziativa con cui le due istituzioni culturali affrontano la tematica scientifica rintracciata nella trama letteraria della Divina Commedia della storia dell'orologeria al tempo di Dante con i suoi sviluppi. Certamente Dante non era soltanto un astronomo, un appassionato di astronomia, scienziato, ma era anche affascinato dalla tecnologia e cita in diversi passi della Divina Commedia le ruote degli orologi. Lui è rimasto affascinato dalle ruote degli orologi e sono convinto che nella ruota che sembra ferma perché si muove lentissimamente e mentre l'altra ruota gira vorticosamente, lui intravedeva il meccanismo del movimento del cielo, delle stelle fisse, che non sono fisse per niente, ma siccome si muovono, credeva lui di un grado ogni 100 anni, in realtà sono 70 anni, però quanto basta perché una vita umana sia impossibile vedere il movimento delle stelle. E nell'orologio Dante vedeva sicuramente un esempio di questo. Per il Museo Aretino si apre così, dopo un 2019 dedicato a Leonardo da Vinci ed un felliniano 2020, un 2021 dedicato al sommo poeta. Il 700 anniversario della morte di Dante è una celebrazione che come MUMEC abbiamo voluto individuare su un tema che ci è caro anche dal punto di vista tecnologico, storico, scientifico. Io nelle mie collezioni ho degli svegliatori monastici che Dante Alighieri descrive nella Divina Commedia con dei versi a cui fa riferimento, insomma, per esempio, come funziona il cosmo, come funziona insomma, nel paradiso in particolar modo, e che quindi io ho portato qua a disposizione del visitatore o di chi vuol venire a vedere la nostra mostra, sia una parte che è stata fatta qui e una parte al MUMEC che durerà poi tutto l'anno. Insomma. L'iniziativa è parte del circuito La Toscana di Dante, ideato e coordinato dalla Regione Toscana.